esperar contra toda esperança, caminhar como quem tem certeza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque.» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese sulla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Parola della nostra liberazione. Mi sento abbastanza commosso pensando che in questa chiesa ho cominciato l'alba del mio sacerdozio e ora vengo a celebrare il tramonto. Penso che il Vangelo di oggi è un po' la rappresentazione del nostro tempo e vorrei dire la rappresentazione dell'atmosfera del nostro paese e forse del mondo, perlomeno dell'Europa. Praticamente il mare è mosso. Un pensatore abbastanza conosciuto, Bauman, dice che l'atmosfera politica
dell'Europa non è solida, non ha la solidità. Non possiamo sperare molto, ma è fluida, cioè fa pensare a questa tempesta, è fluida. Perché? Perché gli uomini che la compongono, gli uomini politici particolarmente, non hanno capito la loro missione, o forse non l'hanno voluta accogliere. Gli uomini politici dovrebbero essere i difensori, gli amici, i responsabili dei cittadini, dovrebbero essere i protettori. Questo è quello che ci hanno detto gli antichi parlando della missione politica. Però cominciamo col dire che i politici non hanno pensato forse mai che il loro carico e la loro carriera fosse di così grande responsabilità. Ed ecco quello che fa fluido il mondo. Viviamo in un mondo in cui molte persone, molti esseri umani che dovrebbero assumere la loro esistenza con più responsabilità rinunciano a questa responsabilità. Avete sentito parlare molte volte, non so se voi leggete molto come me, ma in tutti i modi, non so se avete sentito parlare oggi di diverse morti, non morti fisiche, ma morti, direi, civili. Si parla della morte del padre, prima di tutto, e questa è la maggiore responsabilità. Si parla della morte del prossimo, e prima ancora si è parlato della morte di Dio. Ma, insomma, se uno osserva il panorama di oggi e cerca di ascoltare gli analisti di questa società, la potrebbe chiamare la terra dei morti. Ma io stamattina non sono venuto qua per rattristarvi, perché nonostante che si abbia detto che Dio è morto, è perché è l'uomo che non si rivolge a lui. Guardate, stamattina nel Vangelo c'è uno spettacolo molto bello e che ci dice molto del momento attuale. Paolo tenta di camminare sul mare, però non ce la fa. Pietro, il capo della Chiesa,
il massimo responsabile, cerca di camminare su questo terreno fluido, ma poi perde il coraggio e quindi sta affondando. E allora grida, e Gesù tende la mano. Che bello! Pietro, vieni! E io stamattina vorrei dirvi che anch'io, da quando sono partito da questa parrocchia di San Michele, ho avuto degli eventi tempestosi. La mia vita non è stata facile e per questo vi dico è stata bella perché non facile, perché proprio nei momenti di difficoltà ho teso la mano a Gesù. So che questa mano non manca mai, mai si tira indietro, mai. E allora l'ho sentita, l'ho presa, l'ho afferrata, ed ecco, sono qui, e sono qui a guardarmi indietro con voi, miei concittadini, e ringraziare Dio della mia vita, ringraziare Lui, ringraziare questa mano di Gesù. E che dirò a questi due bambini, a Chiara e a Ivan? Beh, Ivan ancora non è in grado di ascoltarmi, ma i padrini, i genitori forse ricorderanno. La loro presenza è qui per questo. Ricorderanno che cosa ho detto. Che cos'è il battesimo? È proprio un grande atto di fede. È anche un grande atto di speranza. Perché questi bambini cominciano a vivere in un momento un po' torbido, insicuro, e allora bisogna insegnare loro quello che mi hanno insegnato i miei genitori. Che cosa mi hanno insegnato? Non tanta teologia, che ignoravano completamente, ma mi hanno insegnato a tendere la mano. A chi? A Gesù? A Gesù, che vuol dire Salvatore. Salvami, Signore! Salvami! Aiutami! Mi sento travolto dalle onde. Questa mano non è mai mancata nella mia vita. Oggi è un'epoca in cui la fede impallidisce, ma bisogna ritrovarla, questa fede, perché c'è, perché è sempre viva. È una fiamma che non si è spenta mai, mai. E allora insegnate a questi bambini che oggi compiono, forse non con tutta la coscienza che non possono avere, ma che si affidano a Gesù, a Gesù. E insegnate loro che nei vari eventi della vita
anche quando diventa fluida, insicura, non sappiamo dove mettere i piedi. Abituatevi a tendere la mano, aiutami. E questa mano si tenderà sempre, sempre, sempre. E vi assicura che potete continuare a camminare nel tempo. Ve lo auguro con tutto il cuore e prego per voi perché così sia. Caminhar como quem não se cansa, olhos fitos na meta escolhida, e apostar nesta meta uma vida. Eis a herança que o Mestre me deu. Todos os dias na Eucaristia minha alma confia que acontece um milagre impossível. Deus me alimenta de paz e de luz no corpo e no sangue do Cristo Jesus. Deus me alimenta de paz e de luz no corpo e no sangue do Cristo Jesus.